Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Ma quanto sono raffreddato! Bentornati in questo nuovo appuntamento del lunedì. Oggi l'argomento è davvero particolare, ovvero iPhone 8 avrà una nuova colorazione che forse è un po' assurda. Andiamola a scoprire insieme. Attenzione, prima di iniziare il video andate su Instagram e seguitemi su Mirko-Zain. Ogni giorno tante novità in anteprima. Proprio qualche giorno fa il famoso leakers Benjamin Jeskin su Twitter ha pubblicato un rumors davvero incredibile. Il problema è che dopo questa sua affermazione il web si è scosso. Questo perché effettivamente ciò che ha detto non è consono con le linee guida del design Apple. Ma parliamo appunto di questa novità. Si parla di una nuova colorazione che sostituirà il Jet Black, ma non per iPhone 7S e 7S Plus, perché i due dovrebbero mantenere le classiche colorazioni che tutti conosciamo oggi. Ma la versione del 10° anniversario di iPhone avrà una nuova colorazione in silver ed in gold, ma a specchio. Ebbene sì, ragazzi, si parla proprio di una colorazione a specchio, ovvero che riflette ciò che viene mostrato sul retro. Questo vuol dire che se noi dovessimo prendere il nostro iPhone sulla parte ovviamente posteriore, in questo caso c'è una cover ma non conta, vedremo riflesso nello specchio noi stessi. Apple non ha mai pensato di dover aggiungere una tipologia di colorazione simile perché effettivamente non è congruente con il design classico del mondo Apple. Johnny Ive si starebbe storcendo il naso in questo momento, ma a quanto pare, secondo gli ultimi rumors, effettivamente Apple sta lavorando a questa colorazione. Sarà una colorazione a specchio silver, quindi con riflesso argentato, e una colorazione con riflesso gold, quindi con oro specchiato. Effettivamente, ragazzi, non sappiamo se la conferma è reale oppure no, lo scopriremo ovviamente come sempre solo a settembre, però pensiamoci bene, a noi piacerebbe un iPhone a specchio? Effettivamente non lo so, io personalmente vedendo alcune immagini concept eccetera eccetera, anche di cover a specchio, non è che mi faccia proprio impazzire, non so, ovviamente voi, magari scrivetemelo qui sotto nei commenti e fatemelo sapere, ma io personalmente non la trovo una cosa molto molto bella, né da vedere né da utilizzare per poi farla vedere ad altri. Però, ragazzi, il rumor non è confermato. Effettivamente, prima di giudicare se mai dovesse uscire, dovremmo vederlo. Quindi non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Nelle nuove colorazioni di iPhone 8, Apple dovrebbe mantenere forse anche il Matte Black. Si parla di quattro colorazioni, quindi Gold, Silver. Il problema è che il Gold Rose così non dovrebbe rientrare perché dovrebbe esserci il Silver e il Gold anche dello specchiato, quindi sono 5. O Apple manda a quel paese il Gold Rose o non lo so, non lo so. Quello che sappiamo appunto secondo i rumors è che Apple il Jet Black lo abbandonerà, ma solo per la versione della Decade Edition, quindi della versione iPhone 8 o iPhone X che dir si voglia, mentre per le versioni da 7S e 7S Plus dovrebbe mantenere le stesse colorazioni e forse dovrebbe entrare per la prima volta in maniera ufficiale, direttamente così, con la prima ondata, anche la Red Special Edition, ovvero la versione che è uscita per iPhone 7 e 7 Plus per appunto il Red Production. Ragazzi, non mi resta che salutarvi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate effettivamente di questa colorazione specchio, perché ovviamente voglio sapere il vostro parere, voglio sapere l'andamento del mercato, dove va, i gusti delle persone dove vanno. Fatemelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti. Io vi saluto, vi invito come sempre a lasciare 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per ApoleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Grazie ad ApoleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito ApoleZain.net.